commentato, tutti i grandi amici non hanno commentato se non due amiche comuni nostre, cioè Annie e Cosa? Elena. Dico, le uniche due a commentare, una cosa carina. Ma sì, postiamo tutti i giorni, che ce ne frega. Dopo 20 secondi sono già 6.000. Buona. Mi sentite? Tutto a posto? Bravo, Santi, a 50.000 comincio a parlare, bravo, così, così bisogna fare. Ragazzi, siamo a 10.000, eh? Sono 10.000 in 40 secondi, 40, no, un minuto, un minuto. Bobo, ci sei mancato, lo so, ragazzi. Lo so, però era giusto chiamare un po' di gente, fare un po' di robe. Abbiamo chiamato un po' di giocatori. Abbiamo gira la camera, Bobo. Cosa dico? Ah, sì, ora giro, dai. Allora, volevo dirvi anche che oggi ho aperto il mio canale YouTube, giusto no, Cocò? Hai Quindi messo il link, fatti ho messo il sentire. link sulle mie stories e lì non ci capisco veramente niente, quindi perché mi hanno detto che tanti mi hanno scritto non si poteva, non riuscivano a trovare il mio nome, Perché ci sono tante pagine, per questo dobbiamo perché ci rendere, sono tante diciamo, pagine, quindi bisogna rendere rendere ufficiale questa qui. ufficiale la mia Nuova pagina. nuova pagina. Christian Bieri. Cristian Bieri Official. Quindi tutti i giorni metterò il link, swipe up link, quindi se volete bene, se non volete va bene lo stesso. Chi c'è? Oh, Rocky, amico mio, sei numero uno. Rocco, numero uno, Rocco, numero Ho capito, Rocky. uno. No, lui si Sono chiama Rocky, spaventata. si chiama Rocky lì. È figlio di Donato, Rocco. Ragazzi, siamo a 16.000. Quando arriviamo a 20.000 comincio a parlare. Se no non ha. Cioè. Ci vuole uno stadio pieno, no? Anche 25.000, dai. Questa fape l'ho preso dalla Nike. Qualcuno di voi ha visto su Netflix The Last Dance, dei Chicago Bulls con Michael Jordan? Qualcuno Ma mia amica l'ha visto. l'ha. Chi? Okay. Qualcuno l'ha visto? Perché ci sono 10 episodi. E ogni. Mi sa ogni lunedì. No, ogni domenica fanno vedere due episodi. Quindi i primi due sono stati spettacolari. 18 e 8. Un po' lenti stasera arrivare a 20.000, eh? Sono già 4 minuti. Quindi niente, secondo me era spettacolare. 19.2, dai, siamo un po' fermi. Dai ragazzi, sennò che stiamo a fare qua? Dai. Eccolo qua, Polignano presente, c'è scritto. Però io comincio a parlare quando arriviamo a 20.000. Qua, Intanto, vabbè, aspettiamo, siamo a 19.7, Ma sì, aspettiamo. voglio ringraziare Pippo per i 19.8, pomodori. 19.9. 20.000 dopo 4 minuti. Non so, eh.
gli altri giorni dopo 2 minuti eravamo già a 30.000. Allora devo ringraziare il Pippo lì, Polignano, perché oggi ci sono arrivati 7 kg di pomodori. Cosa servono 7 kg di pomodori e olio. E io stasera ho fatto la bruschetta. La cocò ha fatto una ventina di bruschette con il pane bruciato. E quindi c'ho male le gengive. Mi sono rovinato le gengive e i denti. E il bomber perde colpi, no amico mio, si perde niente qua. E poi tu mi scrivi sempre, Pippo, ma Berlusconi, chiama Berlusconi, ma io ti rispondo, ma secondo te Berlusconi viene da Bobo? Ma va, è impossibile, no? Secondo te viene a farla diretta con me? Impossibile, dai. Oh, c'è Ronny, amico mio. Hai chiamato Gaudino e l'altra cosa ti volevo dire, sabato e domenica ti richiamo, quindi tieni pronto e ci facciamo ancora 2 risate, dai. Siamo a 22.000, 23.000, dai, un po' così così, eh. Un po' lenti stasera. Pollentini stasera lì in Sicilia. No, Ronny mi deve chiamare lui, non posso chiamare lui, non mi risponde mica. mamma mia. Eccolo qua, Ventola. Oggi stai attento che ti metto in punizione. Appena arriviamo a 25.000, chiamo Ventola. Perché oggi mi ha detto Ventola, Bobo, ma anch'io voglio entrare quando c'è il tutto esaurito, il pienone. Io ho detto, ma quante persone vuoi prima di entrare? 25.000. A 25.000 chiamo Ventola, che vuole lo stadio pieno, tutto esaurito. Tutto esaurito lui e tutto esaurito lo stadio. Eccoci, andiamo. Ecco la Burati, mi deve 19.000 euro. Dai ragazzi, dai. Oh, Piniglia. Ai. Ora ti chiamo, Pini, fammi, ti devo chiamare subito, Piniglia, dai. Pini gol. È tutto bloccato, dai. Siamo bloccati un altro. Eccolo qua. Eccolo. Come grande stai? Bomber. Stai bene? Ciao. È tutto bene a letto. Lo so. Dove sei? Santiago. Ok, anche lì tutti in casa, vero? Tutti chiusi. Da un mese, 40 giorni già. È lunga, eh? Non passa più. Lui è tuo figlio? Sì, il più piccolo. Dicono che è mio. Non sembra, ma è mio. L'ho parlato io. Infatti, biondo. Tutto bene lì? Dimmi. Tutto bene lì? Sì, un casino per adesso. Un casino. Okay. Ormai non si giocherà più fino a agosto. Non si sa ancora. Noi dobbiamo aspettare come reagisce la gente lì in Europa prima, e in base a quello ci muoviamo anche noi. Ok, sì, giusto. Ma Salas è lì anche lui a Santiago? Sì, lui è proprietario di una squadra di Serie B adesso, Temuco. Che cazzo di Salas, eh? Tutti i soldi che hai guadagnato. Continua a farli, eh? Ora lo chiami questi giorni. Ora lo chiamo. Voglio far raccontare. Lui li ha fatti i soldi lì, eh? Minchia. Ora voglio raccontare quello che combinava la Lazio Salas. Ora quando lo becco, nei prossimi giorni lo racconto. Fai la diretta con lui, che è simpaticissimo, dai. Va bene, Pini. Ci vediamo, dai. Amico.
Ci sentiamo presto. Ciao, 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 grande. Ciao. Eccoci qua. Siamo a 30.000 dopo 10 minuti. Bah, va bene, dai, non è malissimo. L'ospizio? Chi è? Allora. L'ospizio? Facci tu. Bobo Gattuso. Non può farli Gattuso. Balla come il babbo. Vai Bobo! Tieni, tieni, tieni! Non la ballare! E c'ho mal di schiena, Nico! Vai Bobo! Arriva, 10 e mezza arriva il vecchio papu, eh? Bobo, non mi abbandonare! Ti voglio bene! No, sono tuo fratello! Non mollare! Bobo, dai, dai. Per dai, favore! Mi stai facendo venire caldo, già mi fai ridere, questo felpone di 100 kg mi viene caldo. Allora, ho visto un messaggio, parto subito col botto, eh. Ho visto un messaggio di Ronny, ha scritto Ronny, Nico, per favore parla in barese che mi fai ammazzare dalle risate. Allora, questa non la dico in barese, però ragazzi, c'era anche Ronny, c'era anche Bobo, mi è venuto in mente, qualcuno si arrabbierà, che sarà un certo signore che si chiama Clarence Sidor. Non raccontarla. Perché hai capito già. Non allora, raccontarla. Ragazzi. Tu dici già. Quando abbiamo fatto la riunione? Sì. Ah. La racconti te o la racconto io? La racconto io non posso, io non posso. Tu sei ospite, puoi fare quello che vuoi. Clarence, lo sai che ti voglio bene. Con tu Clarence, sei ospite e anche autore. Bravo. Ragazzi, ci dovevamo stoppare un giorno per organizzarci. Quindi, mo andiamo dritto come proprio... Dopo aver sentito Cassano che ha detto i marmi di Caracalla, che sono i marmi di Carrara, però... Allora, Clarence, siamo in riunione, una riunione seria, non stavamo avendo un momento di difficoltà, siamo a centrocampo, Cooper arrabbiato, stiamo parlando e da niente si vede Clarence con la mano alzata. Si vede Clarence con la mano alzata che fa: mister, posso dire una cosa? Vai Clarence, dici. Mister, ma Gigi ce l'ha con me perché non mi passa la palla. Oh, ma ti ricordi come si è scoppiata a ridere? Tu sembrava una cosa seria, si è scoppiata a ridere. Guarda Ronny che ride. Ronny, ma ti ricordi Ronny? Mamma mia. Io ho detto Clarence. C'è Materazzi che... anche, Marco sta morendo da ridere. Io ho detto Clarence, non è che non te lo vuol dare, Gigi lancia sempre, Gigi come c'è la palla lancia l'attacco, non guardo dove sei tu. C'è stato un attimo di gelo, l'abbiamo guardata Clarence, pum, si è scoppiati tutti a ridere oggi. È vero, è vero, è vero, ragazzi. O tutti quanti a prenderlo per il culo. Clarence non te la dà perché non gli sei simpatico. Secondo me gli hai detto qualcosa. Vabbè, mister, posso dire una cosa? Ma Gigi ce l'ha con me perché non mi passa la palla. Ma... Questa è storia, ragazzi. E Gigi fa... Ah, Cla, ma che cazzo stai a dire? Mi fa, che cazzo stai a dire? Io ti voglio bene. Come cazzo la fa? Perché Gigi effettivamente guarda che cacchio con te Ronny davanti Recoba, è normale che alcune volte cerchi di andare direttamente alle attaccanti. Oh. Ma che fenomeno era, ecco, già comincia a togliere le mani. Fai sudare, Nick, fai sudare. Mica, guarda che maglia che ho messo, Bobo, eh? Nick. Anche te, Nick. Ah, te sei numero uno, Nick.
Ma Nick non l'hai fatta per me. Eh sì, come no? È vero? Ma secondo te che faccio fare una maglia così a caso? Però ricordati, Bobo, non mi abbandonare mai. Ti voglio bene. Ci conosciamo da 21 anni. Un'altra roba che mo devi raccontare tu, Bobo. Quando... Non posso io, Nick. Io sono il conduttore. Voi mi dovete raccontare a me. Vabbè. Allora, la racconto io quella che voglio che la racconti tu. Guarda Rosario come ride. La vuoi raccontare io o quella che voglio raccontare tu? Cosa che dici? No, io volevo sapere. Mi dici quando è già la frutta e sei andato a fare al Blackburn, sei andato ad allenarti, che c'era quello lì. Ma che, io non la sapevo sta storia. Ma che cacchio fa? Sei andato al Blackburn ad allenarti? Ho fatto una settimana di allenamenti perché il Bubà, che è stato carino, mi dice: vai a allenarti, vai a giocare in Inghilterra da qualche parte. Allora lui mi dice dopo un giorno: guarda, se vuoi, ho parlato con quelli del Blackburn, se ti vai a allenare con loro, se vedo che stai, non hai problemi fisici, e mi dice: ma tu hai problemi fisici? No, allora ti fanno il contratto, vai. Io dico: vabbè, vado là. E sto là una settimana, ok, e mi alleno tutto a posto, poi ci danno 3 giorni liberi. Eravamo in Austria, io prendo, vado in Sardegna, 3 giorni vacanza, e poi cos'è? Dopo 3 giorni dovevamo trovarci a Brunico, una roba così. Allora dico al mio amico Silvio, che è lì, dice: sì, dico, Silvio, vieni a prendermi all'aeroporto, poi andiamo in macchina e mi porti là. Lui: ok. Dopo 3 giorni prendo l'aereo, mi viene a prendere, e arriviamo alla macchina, e lui prende il trolley e la mette in baule. E io sono fermo così. E lui dice: che cazzo stai facendo fermo così? Io: no, niente, aspetta un minuto. E lui dice: che è successo? No, dico: aspetta un minuto, dai. E dopo 2 minuti che sono, mi dice: oh, ma che è successo? Gli dico: ma in dogazzo vado, ma basta. Lasciami qua, me ne ritorno in vacanza. Allora l'ho lasciato, preso la valigia e sono andato via. Te ne sei andato, eh? Sì. Ma perché stavi per filmare col Blackburn e poi lì hai smesso proprio, eh? Sì, penso di sì, non mi ricordo, Nick. Era ora, Bobo, eh? No? Ma potevo ancora giocare, solo che non lo so... Matri chiede se sempre alle 5. Eh? Matri chiede, sono sempre alle 5. Matri alle 5? Matri, sì. Domani ho un post, faccio proprio il post in onore tuo, che è uno spettacolo, ragazzi. È da morire da ridere, però è domani. Quello che volevo farti raccontare a te, e me lo racconto qui, e se c'è Ronnie, ride anche lì. Ti ricordi quando erano quarti di finale, che se vincevamo andavamo in semifinale in Europa League? E Cooper fa la formazione e dice: titolare, Vieri Callon. E tu fai: viste, ma stiamo vincendo il campionato. Poi col Valencia c'è Ayala che mi riempie di botte, fai gioca a Ventola. Porca madosca, quante botte che ho preso! Un altro spigoloso! E ginocchiate, e gomitate. Vai, Ronnie ha scritto che c'è. Ronnie, ma ti ricordi? Mi ha fatto giocare col Valencia, non voleva giocare lui perché c'era Ayala. Porco due, che ginocchiate spigolose! Che poi... Nico, mi devo preparare per il campionato. Scusa. Ma no, mister, lascia stare. C'è Ayala, fai giocare a Ventola. Che ho fatto pure gol. E quella partita che c'era Farinosi in porta. Ok. Che ho fatto gol dopo 3 minuti. Come al solito, tutti in difesa. Un casino negli ultimi 18 minuti. Non si capiva più niente. Con Farinosi in porta, che c'era Kerio. 3 metri, Farinosi. Il guanto di Toldo, Araxie. Farinosco, la maglia di Toldo all'incontrario, che gli andava dalle ginocchia. Ma c'è la Longobarda, la da aver. Ha
Mamma mia. Gol dopo 3 minuti, quante botte ho preso? E come Marco Materazzi, che poi te la racconterà, cudichino de merda, col Siena, che mi dava le gomitate. Però quante botte che ho preso, ci avevi ragione. In silenzio me le dava. Non disse una parola. Porco due, che botte che pigliavo là. Gli tiravo delle gomitate, dei cazzotti, ginocchiata, non dicevo una parola. Io dicevo, ma cazzo, ma non sente niente questo? Anche sul calcio d'angolo? Gli davo delle fiammate sulle costole e sentivo, stock! E io dicevo, ma che, non va giù, non sente niente, ma chissà. Che poi non ti puoi neanche arrabbiare, perché te le dà e vedi che è normale per lui, quindi non stai a litigare. Pensa, questa cosa l'ho raccontata, non mi ricordo dove, nei prossimi giorni forse devo fare un'intervista con lui. Pensa. Una roba così, sì. L'hai raccontata che c'era Ronnie che rideva da morire, lì a quella roba lì, con Mirko, mi sa, con la Gazzetta. Sì, che sì. C'era Ronnie che rideva, ma è impressionante quante botte. Comunque, era d'acciaio Ayala, ha scritto no, Marco. Prima ha scritto lui, quando lui te le dava a Siena, erano meritate. Te le giuro, prima le faccio insieme a lui. No, come la racconta Marco, è pure bella. Perché Marco è convinto di quello che faceva. Oh, ma se sei amici, ho capito in campo. Ma chiedi scusa, chiedi che cacchio. Cioè, poi mi pigliava per il culo, mi guardava come ti chiami, come non ti chiami, ma ho cassotto, Marco. È impressionante. No, devastante. Comunque possiamo dire, c'è Cocò che scrive, bravo Pippo, con chi ce l'hai Cocò? È il regista. Presidente regista. Che scrive sempre di Berlusconi, Bobo. Ma secondo io ho detto a Pippo Polignano, ma secondo te Berlusconi viene in una mia diretta? Ma figurati, non verrà mai. Ma mai dire mai, però. Comunque posso dire anche che oggi, che ieri non abbiamo fatto la diretta. Ieri o oggi? Ieri. Oh, oggi stiamo in diretta. Oh. No, tu hai detto ieri o oggi. No, vabbè, sono in... Ci siamo sentiti prima, hai capito come sto oggi? Ti voglio bene, mamma! Allora, ti stavo dicendo che ieri, dobbiamo dire alle amici, che non abbiamo fatto la diretta perché sono andato a zittire il gallo di Taribo. Perché dovete sapere che quando giochiamo a carte, io e Bobo, per non fargli venire i jolly, io lo gufo, che è un piccione che fa e lì parte gli insulti. Quando faccio così, i jolly vengono tutti a messia ventolare. Le gens sont fait, rien va più. Oh, allora sentite qua, tutti i nostri amici qua. Lippi oggi, no, ieri, oggi doveva partire. Ora, sì, allora ieri. Stavo giocando a foot volley, ok? E Lippi è il più scarso di tutti noi a giocare a qualsiasi sport. È inguardabile. Però lui fa tutto il figo. Ieri a giocare a foot volley, casca e si rompe una costola da solo. Quindi c'è la costola tutto gonfio e oggi non l'hanno fatto partire. Quindi deve stare ancora 10-15 giorni a Santo Domingo e non può partire. Oh, la Farnesina aveva detto ok, Monsieur Lippi, ok, vous pouvez partir, potete partire, tutto a posto. Si è rotto la costola, memmero! Allora, senti qua. Compleanno di Lippi ad Ibiza, ok? Siamo 40-50 persone, c'è anche il papà. Allora io dico, era il periodo che giocavo a football io contro tutti. Allora dico io, ragazzi, giochiamo io contro tutti voi, erano in 25 erano? O 23? In quanti erano? Mi sa erano in 20-25 e tutti quanti, c'era Bombardini e Lippi, e tutti quanti, sì, vabbè, ma qua, ma come fai a vincere? Io ho detto, giochiamo 25 euro a testa, io banco tutti quanti. Quindi io bancavo 25 euro a testa per 20-25 persone e se io vincevo, loro mi davano 25 euro a testa a me. Cavolo. Ma io cosa ho fatto io? Ho detto, metto il papà di Lippi, di Davide lì, che è il mio mister. Sì.
Ora, allora, io da una parte da solo con 25 persone sto per battere, dico, per cominciare, dico, ragazzi, aspetta, volevo dire una cosa. Mister, c'è Davide, siccome è qua e lo stai guardando, si caga addosso la pressione. Come stai guardando? Allora, è rimasto immobile, scioccato, per mezz'ora. Si è mosso, sudato fradicio era. Quella che sta scrivendo, smettila di dire cagate. Davide, allora, ti conosciamo, perché i piedi allora, ti sono giuro, buonissimi. C'è anche la costanza, è tutto vero. E poi lei è andata a riscuotere i soldi a tutti. No, ma giocavo e poi passavo da me. Allora, si è cagato addosso, una paura, perché e poi ogni punto dice, mister, guarda Davide, eh? E lui mi faceva, lascialo stare, non digli niente, c'ha paura. E Davide è così, ma Davide, se lo vedi tecnicamente, è bravissimo. Bravissimo. Se c'è il superfà che guarda, rovinato. Sì. No, ma è così, Davide. Oh, ma che stavo dicendo, Paul? Non lo so, amico. No, stavo dicendo per la gente che mi conosce adesso. Ragazzi, io ho fatto... Cosa hai fatto? No, voglio sentire. Cosa che hai fatto? L'anno dopo che abbiamo perso lo scudetto, io sono stato un anno fermo, infortunato. L'Inter che faceva, la Betty Moratti, che la saluto, mi mandavano nell'Inter Club, li ho fatti tutti, anche in Svizzera, per cantare. Non perché mi conoscevano come cantare. Dovevo cantare, perché avevamo fatto Amala. Oh, ma ti ricordi il video? Oh, avrò fatto 50 Inter Club quell'anno, perché voi... Lì quell'anno siamo arrivati in semifinale di Champions League. C'è da andare, bisogna durante l'anno andare all'Inter Club. Volevano me per cantare, non perché giocavo a pallone. Ah, ma ti ricordi il video che tu hai fatto 24 partite, 24 gol e dovevi stare per forza nel video, cercavano di farti cantare e non riuscivi a cantare. Capito? Amala. Ma che bello è quel video, che senza... ci hanno dato il foglietto in mano. Dal giorno alla mattina. E mi vogliono far cantare, Nico, ma dove vado? Con sto capello unto, olioso, porco due. Olioso, con tutti, ma dove vado? No. Ho beccato una foto con Lele a Danio. Lele c'aveva la maglia della Sweet Tears in quel video. Sì. Me la fate vedere. Ascoltami, io tra 5 minuti c'ho il Papu, eh? Allora, ti racconto questa del Papu, veloce. Perché Bergamo per me è stata la piazza che mi ha portato più fortuna, nel senso statisticamente, e dove ho fatto partite gol più di tutto. Più di tutti. No, io volevo Amsa, vuoi sempre... Ci è Materazzi che dice, che vuol dire... Cos'è che ha detto Marco? Con Marco lo sai che parliamo solo dialetto barese, mi manda dei video della Puglia, le risate che ci facciamo. Mamma mia. E che le capisce lui. Marco ha fatto la scuola 3 anni o 2 anni a scuola. Dopo ti dico, Marco, l'ho chiamato ieri, ho fatto un FaceTime con Marco ieri e pesa 60 kg, pesa meno ora che quando giocava. Oh, dove ti spiego? C'ha la capa la supposta, c'è la sotto i capelli, c'ha la testa come la supposta, la Zeppelin. Marco, stai bene con i capelli rasati, te lo volevo dire. La capa della Zeppelin, ti... Come questo se... capo della Zeppa ha fatto gol in finale del mondiale, questo capo della Zeppa. Oh, quando giocavo io a Bari, suo papà, che mi ha fatto esordire, non credeva tanto in lui, secondo me, vabbè. Lui calciava solo forte, tecnicamente poi è migliorato. Ogni tanto li facevano allenare i portieri. Io avevo 17 anni, Marco ha 23 anni, 24, non so se aveva squadra. Poi è andato a Trapani... Poi è andata a Cardi, Marco ha fatto la gavetta vera, tanto di chapeau, ha fatto la gavetta. Che cazzo stava a dire? Non mi ricordo. Il Papu Gomez! Il Papu. Sempre. Poi mi devi mettere la musica prima che ci lasciamo. Che ci lascia. E che ci stava a dire? Lele Adari, stanotte a che ora facciamo? Ha scritto.
Valerio. Alle 12:30? No, no, alle 12, alle 12, 12, scusa. L'ultima cosa, e poi se c'è il Papu lo lasciamo. Il Papu, io a Bergamo sono arrivato, non so come mai, mi hanno voluto Ventola, il colpo più importante, è il tipo Sperone alla Longobarda, mi vogliono dare il numero 10. Bobo, col numero 10 tanta roba, il cuore già mi batteva. Sono arrivato a Bergamo, i tifosi mi hanno detto già ti chiami Nicola e non ci piace, va bene, un altro discorso. Però prendo la numero 10 e poi faccio benissimo. E poi ho saputo che, vabbè, Papu è numero 10 ed è stato per 2 anni nella casa dove io ho vissuto a Bergamo, quindi vuol dire che porta tutto sotto quello che sta, hai capito perché? Tutta questa roba per dire una cazzata così? Sì, perché io sono positivo, Bobo, è perché tu non mi vuoi bene, tu mi devi voler bene, Bobo, perché? Perché non mi vuoi bene? Io da 21 anni che ti conosco. Se c'è Bobo lì, Ventola Orgoglio Pugliese, ragazzi, vi dico una roba veloce, le squadre sono tutte nel mio cuore, però io sono di Bari, e il Bari nel cuore, la squadra sempre nel mio cuore rimarrà. Ho preparato una canzone per voi, spettacolare. Vabbè, questo è Bobo DJ oggi, One Nation, One Station. Allora, è arrivato Papu, il Papu è arrivato. È arrivato Papu? Sì, devo fare lui perché c'è i bimbi in casa. Un secondo, Bobo, un secondo, eh? Un secondo solo, me lo dai un secondo? Vai, vai, veloce, veloce. Dai, dai. Vai. Sei di Grumo Appula, Materazzi che mi scrive che sono di Grumo Appula. Vi saluto così! Vai Papu! E muoviti Papu! Stop! Ciao! Ti voglio bene Papu, ciao! Cioè, tra un po' ci vediamo, stai tranquillo. Va bene. Allora, è pazzo, Nico. Non mi lasciare. Ti voglio bene. All'1:30, dopo che si ingrippa 2 bicchieri. Dove sei, Papu? Quanto manca Silvio? 25 minuti, ok, faccio Papu 25 minuti, poi bisogna staccare Instagram perché sennò ce lo bloccano, si sa quello che fanno. Allora, Papu, eccolo qua, grande Papu. Grande Papu. Ciao Chris. Ciao, tu lo conosci Ventola? No, ma stavo morendo dal ridere. Ma stavo nella tua stessa casa, mi diceva, eh? Ma non so quale. Io ho vissuto prima di questa in altri 2. Sarà una di quelle. La prima a Brembate di sopra, a mezz'ora di Bergamo. No, non penso, non è quella allora. Sono arrivato lì perché c'erano tutti i sudamericani. C'era Scaloni, Morales, Denis, Estigarribia. Allora sono arrivato a Bergamo dall'Ucraina. Allora sono andato lì a un resident bellissimo, ma era lontanissimo. Ah, ok. E dopo sì, sono arrivato in centro, forse era quella, non so. Ah, ok. Allora, sì, com'è, sì. Papu? Allora, bene. Voglio dirti che io ho giocato a Bergamo, l'ho trovato 3 volte nella mia carriera. Ma come mai 3 volte? Ma perché io mi trovo bene a Bergamo. Ho cominciato quando avevo 21 anni con Mondonico, che c'era Pizzani, Morfeo, tutto quella. Poi sono tornato 2 volte quando avevo verso la fine della carriera, no? Ma hai fatto bene tutte e 3? Sì, ho fatto bene. Una ero infortunato, nelle ultime 2 ero quasi sempre fortunato, però ho fatto un po' di partite, un po' di gol, va bene. Però si sta bene a Bergamo. C'è un tifo... Sì. Un tifo della Madonna, io e tutti i miei amici dico, ragazzi, poche squadre in Italia vanno a Bergamo e vincono là, è difficilissimo vincere a Bergamo. Guarda, io arrivavo prima da Catania, no? Ovviamente che tutti dicono il sud, il tifo del sud, sai?
Ma sinceramente quando sono arrivato qua mi sono sorpreso. Io che arrivo dalla Sud America, la tifoseria dell'Atalanta è tanta roba. Dopo c'è la gente che ha un senso di appartenenza pazzesco con la città, con la squadra. Veramente la gente è folle qua. Sì. Seguono il caso. Si vive bene, si vive bene. Città bella, piccola, si sta benissimo. Comunque, quello che voi state facendo che state facendo in questi 2-3 anni è una roba che non si capisce. Gasperini sta facendo dei risultati insieme a voi, che è una roba incredibile. Io vi ho visto in Champions League col Manchester City in casa, e poi che avete perso, però comunque eravate in vantaggio, avete fatto un gran primo tempo. No, in casa, a San Siro abbiamo pareggiato. No, laggiù, a Manchester. E poi ho visto la vostra partita col Valencia a San Siro, più io vi guardo tutte le domeniche perché ha giocato un calcio spettacolare. E comunque tu, Ilicic e Zapata siete un trio devastante, non ce ne sono in giro giocatori di qualità così, forza fisica, tre che corrono, è una roba, è una squadra delle Madonna che siete riusciti ad andare in Champions League. E ora siete nei quarti di finale. No, ma ti dico che a parte ovviamente della qualità dell'attacco dei single dell'Atalanta, abbiamo dei ragazzi che si fanno un culo così, ti dico. No, non so. Perché corrono il triplo per noi, diciamo. Sì, ci sono De Ron e Freuler o Pasalic che hanno tre polmoni. No, no, è vero, ma la squadra è normale. Io dicevo voi tre perché siete quelli che avete più qualità tecniche, sì, esperienze, sì, di tutti, no? Diciamo che una squadra, una provinciale come l'Atalanta, avere un attacco così, tre nomi importanti, anche non dimenticarti di Muriel, Muriel, che è in panchina e ha fatto 14 gol, sì, quindi è pazzesco. Avere questi giocatori per una squadra come l'Atalanta, che non ha il budget magari delle big, è pazzesco, veramente, quello che stiamo facendo. E dopo ogni anno, ti dico, ogni anno si vendono 2-3 titolari e la squadra comunque riesce sempre a tirare fuori qualcosa di nuovo. Sì. Hanno venduto a Cristante, che ha fatto molto bene, a Mancini, a Conti, Spinazzola, a Petagna, che ha fatto molto bene con noi, non mi ricordo se Chessi, sì, tanti Gagliardini, quindi ogni anno l'Atalanta continua a fare bene, anche se ovviamente per l'economia deve vendere, no? Sì, deve vendere, ma loro sono i più bravi, ma sono sempre, loro hanno avuto sempre un settore giovanile incredibile, ma, no? Ma tu forse sei stato sempre con per casi, no, con Ruggeri. Sì, con Ruggeri, io ero con Ruggeri, sì. E loro anche lì, a quei tempi, il settore giovanile erano sempre era il settore giovanile più forte che c'è in Italia. E anche questo di ora è fortissimo, tutto il settore giovanile, e comunque tutti i giovani che loro prendono, che li portano più alla squadra, sono tutti bravi, sono tutti forti. Ma quando vengono a giocare contro di noi, sai, la partita del giovedì, primavera contro prima squadra, dobbiamo tirare delle stecche perché non riusciamo a fermarli. Io mi incazzo, perché so. a volte non vediamo la palla. Sì, lo so. C'è uno Traoré, 17 anni, Traoré, sembra Messi. Sì. E ti dico... Sono forti. Ci sono i ragazzi difensori che a volte non lo possono prendere. Sono tutti forti, sempre c'è qualcuno che viene e dice, e diciamo tra di noi, questo chi è? Ma dove gioca questo? Non l'abbiamo visto mai, è forte cazzo, sempre arriva uno forte. Nuovo, sempre. E poi anche gli osservatori sono bravi, perché quando voi vendete e arrivano giocatori giovani in prima squadra, sono forti, perché vanno tutti a 2000. Sì. Poi lo sappiamo tutti che il Gasper vi allena in una maniera... Cioè, vi fa andare a 2000, tu lo sai, fa un grande lavoro fisico. Sì, certo, quindi... certo. Io non mi godo niente la settimana.
distrutto. Io voglio che arrivi per favore la domenica, che è il giorno che mi posso riposare. Il giorno della partita è il mio riposo, Bobo. Ma si vede, sì. Ma martedì ti ammazza, mercoledì la forza, giovedì ti spacca il culo, venerdì cominciamo a calare, sabato ti metti un po' così sei sveglio, domenica la partita. No, ma di un po', Iličić si lamenta di tutto. No, ma lui è così, a volte lo fa come scherzo. Sì, lo so. Ma lui, pensa a te che lui c'ha un fisico pazzesco, lui è 1,90 m. Una belva. E lui va veloce, cioè, è molto strano il suo corpo, il suo modo di giocare, quindi le fa male molto la schiena, deve stare molto attento ai lavori che fa in settimana, perché sennò dopo magari arriva un po' stanco o la schiena gli fa male, quindi deve stare attento. Comunque quest'anno sta giocando in una maniera impressionante. Devastante. Oh, incredibile. Lui questo anno veramente, l'anno scorso che Duban ha fatto tantissimi gol, e questo anno senza Duban incredibile. E dopo ha cominciato a giocare. Sì. Ha cominciato a giocare, a avere quella continuità di voler giocare tutte le partite. Quello è bello. E comunque anche Zapata, vi ho visto giocare contro l'Inter quest'anno a San Siro. Sì, ma Zapata è 3 volte più grosso di me. Non gli stanno i pantaloncini. Ah no, sembra una calzamaglia, sembra. Sembra che c'è le mutande. Non gli stanno i pantaloncini. Sì, no, il boxer. Gioca col boxer. No, è pazzesco. Ma ti giuro, a volte sai che stai facendo la partitella o il possessino palla e io non voglio neanche avvicinarmi. No, ma no, perché ti fa male, magari vuole coprire la palla e tu stai lì e ti prendi una gomitata ma voli 2 metri, eh. Sì, no, è una belva. Sì, no, è un treno. E quando sta bene è un treno. Butta la palla in avanti. È follia. Comunque siete uno spettacolo da vedere giocare, e tutto il mondo lo dice, non è che lo diciamo solo noi o a Bergamo, ma tutto il mondo, perché siete riusciti ad arrivare in Champions League, come dicevi tu, non c'avete il budget che hanno le altre squadre. Quest'anno in Champions League avete cominciato così e poi dopo siete arrivati ai quarti finale e siete ancora, cosa siete, quarti in campionato ora? Quarti a 6 punti della Roma, quindi ci sta che riuscite ad andare ancora in Champions League. Queste sono una roba, ragazzi. Gasperini e sì, diciamo insieme a voi ormai i meccanismi sono quelli, e lo importante di tutto è che la base della squadra c'è, capito? Io sono ormai da 6 anni. C'era Massiello con noi in difesa, c'era Freuler de Ronda 4 anni. Quindi la colonna vertebrale della squadra c'è. Sì. E questi ragazzi riescono a darle una mano a quelli nuovi, quindi si adattano veloce. Sì. No, vero, quindi è tutto più facile. Va bene. Comunque volevo anche salutare tutti i bergamaschi, perché comunque stanno attraversando un brutto momento. Ringraziamo tutti gli ospedali a Bergamo, gli infermieri, tutte le persone che stanno dando una grande mano, perché è stata veramente una tragedia a Bergamo in questo mese e mezzo, no? Quindi, però i bergamaschi sono tosti, non mollano, no? Quindi Bergamo si riprenderà bene, dai, tu li conosci i bergamaschi. Sì, come dici te, sono gente che non molla mai, le piace lavorare, testa bassa, il lavoro, sono umili, e penso che dopo di tutto questo renderà la gente più forte. È un popolo che sta soffrendo, ma che sa soffrire, quindi questo è l'importante. Non so come mai sia arrivato tutto questo problema,
in questa piccola città. È incredibile come tutto si è reso tutto difficile qua, soprattutto in questo posto. Sì, non lo so. Dobbiamo capire perché, speriamo che tutto migliori il più pronto possibile. Sicuramente. Poi ho giocato col Chili, no? Chili Gonzalez, allora lui è mio amico di Verona. Sì, della Bruja, sì. L'altro giorno ho fatto Verona le risate. L'ho visto. Chili, non l'ho visto mai a Sebastian ridere così con una persona. Lui è sempre serio. Io mi sono sai sempre... che lui è presidente, lui sì. Quando fa le interviste, serio, sempre sì, serio. Sì, sono. Ma l'altro giorno rideva come un bambino. Io ho innamorato di lui a livello calcistico e gli dico sempre, ho provato per 5-6 anni farti venire all'Inter, quando sei arrivato te... Sono andato via. Ero fritto io, non stavo sui piedi. Ma io, Bobo, sono cresciuto con la vostra generazione. Io sono dall'88, quindi... più o meno il calcio dei primi 2000, sì. della Serie A, della grande Serie A, dove erano tutti fenomeni. Io sono cresciuto guardando tutti gli argentini, sì, Batistuta, sì. Crespo, Verona, tutti Almeida, tutti sudamericani. Quindi per me voi siete tutti idoli. Io li guardavo, mi svegliavo al mattino per guardare le partite vostre, capito? Sì, sono simpatici. Io ho avuto tanti argentini all'Inter, sono tutta brava gente. Beh, infatti, diciamo che siamo molto amico simili di tutti. Agli italiani, no? Molto, per quello molto. Ci troviamo bene. Sì, va bene. Papu, io ti ringrazio. Dai, amico. Se vuoi ci risentiamo tra una settimanina. Quando facciamo due chiacchiere. Io sono sempre qua. Va bene. Ti ringrazio e ci sentiamo tramite messaggi nei prossimi dai, giorni. Va bene? Grazie, un grande abbraccio. Ci sentiamo. Ciao. Allora, grande Papu Gomez, simpaticissimo. Grande calciatore. Qualità e quantità. Allora... andiamo a ventola, dov'è? Facciamo due chiacchiere. Aspetta, mi sa che io tra poco devo scollegarmi. I miei amici mi possono dire quanto manca? Grazie. Para. Otto minuti. Allora, se c'è ventola, faccio... No, sai che faccio? Chi chiami? Non lo so. Facciamo un saluto ai tuoi follower. Sì. Ciao, follower. C'era Mirko Graziano che ci salutava prima. No, il vecchio valido Mirko? Non è vecchio. Scusami, vecchio, il giovane Mirko? Ventola c'è. Allora, niente, questo qua non c'è. Allora... ciao Nata. Rosario, prova a venire a suonare, guarda cosa ti faccio. Tocca ad Antonio, dice Carolina. Sì, Carolina. Facciamo alle 11, ok? Ciao Babu. Com'è? Tutto a posto, te? Benissimo. Di dove sei tu? Di Milano, provincia di Milano, a Bareggio, okay. Sono a paese. Sei qua vicino, dai. Sì. Hai scritto tu i cammelli? Sì, per Lele. Quindi ci segue ogni tanto, dai, ci segui la sera. Mi seguo ormai, Bobo, ormai sempre. Ah, beh, bene, dai. Poi sì. Mi piace, parlate di calcio, parlate di aneddoti, è bellissimo. Ma sì, dai, bisogna sdrammatizzare un po', far due risate. Tu sei interista o milanista? Io tifo Juve.
Sì, 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 sì. Va bene, va bene. Allora, niente, grazie per il messaggio che hai scritto. Grazie a te, Bobo, che ci tieni compagnia. E niente, niente. Seguici, che ci fai due risate. Ci sentiamo domani. Ci sentiamo, volevo stare per dire ci sentiamo domani, ma non lo so, non sarà così. Dai. Ciao, Bobo. Buona serata. Anche a te altrettanto. Ciao. Carina questa cosa che chiami... Carina, ma io voglio chiamare Ventola, solo che sbaglio. Allora. Cocco il vero capo, bravo Silvio, ma non riveliamolo. Ma sono in diretta? No, si è registrato. Vai in onda domani sera. Puoi aspettare un secondo? Sì, di dove sei tu? Io sono di Parma, tipo Inter, però 14. Ah, quindi sei interista? Sì, sì, sono pigiama. Bravo. Grande, bravo. Bravo. Come ti chiami? Posso... Gianluca, posso farti salutare un attimo mio papà? Va bene. Certo. Seconda. Papi. Oh. Che? Vecchi ti vuole salutare. Ciao, Bobo. Tutto a posto, com'è qua? Ah, sta bene, tutto a posto. È uno scherzo? No, no, è vero. Sei anche tu interista? Non è uno scherzo. Faccio delle dirette tutte le sere, poi ogni tanto chiamo le persone normali, no? Quindi tuo figlio ha scritto Forza Inter, allora... Ma noi non siamo normali. Ma noi non siamo normali. Nessuno è normale al mondo, quindi va bene, siamo tutto ok. Volevo solo salutarvi. Certo che sono interista. Secondo te va bene, no. Va bene. Questo te. Passate una buona serata. Grazie. Ciao, grazie. Bacione. Ciao. Allora, aspetta, no, non faccio niente, devo solo staccare. Allora, devo staccare perché sono Instagram, mi chiama dall'America. Bobo, perché non stacchi? Quindi io stacco, ok? Ci vediamo tra 2 minuti. No, 20 secondi. Un secondo. Allora, guarda qua.